Cari amici, buonasera. Si sente dietro? Si sente? Buonasera a tutti. Allora, senza far polemica, perché è giusto non fare polemica, però qualche precisazione va sempre data, nel discorso che farò riprenderò alcuni punti che prima ha illustrato Alessandro. Io, caro Alessandro, lo so che tu sei molto esperto dei paesi limitrofi, in particolare di Caprarica, perché è da giugno del 2013 fino a marzo del 2018 che praticamente a San Donato e a Galugnano non ci sei stato mai, e quindi conosci anche le modalità di finanziamento delle, in particolare delle strade di Caprarica. Di sicuro ti posso dire che quelle strade non sono state realizzate con la rigenerazione territoriale urbana, perché ancora nessun comune ha firmato il disciplinare, quindi è impossibile che sia stato fatto con questa linea di finanziamento. E questa è una prima precisazione. Detto ciò, caro Alessandro, ora, di tutti i comuni che tu hai evidenziato, i 12.000 comuni, io non so quanti comuni per tre scuole hanno preso 4 milioni di euro di finanziamento per ammodernare le scuole. Tra l'altro, proprio per quanto riguarda i programmi di edilizia scolastica, il comune di San Donato ne ha preso solo uno, perché gli altri erano stati già finanziati con interventi di efficientamento energetico in cui Renzi non c'entra nulla. Detto questo, tutto potevi fare tranne che elogiare una persona che ha praticamente distrutto l'Italia negli ultimi 5 anni, il nostro caro Matteo Renzi. E questa è una prima precisazione. Detto questo, come tu giustamente hai sottolineato, noi non abbiamo partecipato al bando sulle community library, e ti spiego il perché. Quando l'assessore, credo Capone fosse, concettualizzava il bando, che tra l'altro non usciva mai, sono 2 anni che aspettiamo sto benedetto bando delle community library, non usciva mai, è uscito a giugno dell'anno scorso, nei suoi primi incontri parlava di circa 20 milioni di euro per tutta la regione Puglia. Siccome ciascun comune poteva richiedere un finanziamento fino a 2 milioni di euro, siccome la matematica non è un'opinione, 2 per 10 fa 20, quindi 10, massimo 15 interventi avrebbero potuto finanziare, queste erano le premesse all'inizio di quando si parlava delle community library e dei progetti relativi allo smartin. Tant'è vero che parlavano di 100 milioni di euro per tutte le iniziative, compresi i laboratori, e poi hanno rimpinguato via via, come tu stesso hai detto, le risorse finanziarie. Quindi, quando si è trattato di fare una scelta tra quello che poteva essere la partecipazione al bando delle community library, un bando fra l'altro abbastanza complesso in cui bisognava specializzare la parte che riguardava le forniture di attrezzature, arredi, servizi eccetera, e il bando sulla rigenerazione territoriale, visto che dovevamo quadrare il cerchio insieme agli altri comuni, abbiamo preferito andare su questa soluzione, accaparrarci un finanziamento di 700.000 euro, di cui 400.000 euro per la biblioteca, e quello già c'è, e poi pensare con l'altro bando, quello di cui tu stesso hai parlato, ovvero sia dei laboratori. Un attimo, io qua c'ho le slide, tra l'altro, caro Alessandro, e lo puoi chiedere all'architetto Battaglini e all'architetto Barletti, che i tuoi amici del PD conoscono molto bene e quindi potranno darti conferma di questo, noi su questo bando, che ancora deve uscire, e sulla progettualità relativa a questa soluzione, ne abbiamo già parlato all'inizio di quest'anno, e ti posso garantire che tutto quello che avremmo dovuto fare con le community library lo faremo dal 10 giugno in poi, perché ci saremo sempre noi.
lo faremo sulla biblioteca attraverso questo laboratorio. Ti ricordo che questo bando, di cui qua sono disponibili le slide che io ho già da gennaio, si parla di laboratori di didattica, officine d'artista, laboratori archeologici, laboratori di design per il restauro, percorsi di fruizione immersiva, cioè tutto tranne sport. Quindi con questo bando sicuramente non potrai fare la cittadella dello sport che sta negli impianti sportivi. Aspetta, poi arriviamo. Poi giustamente tu mi hai detto che le scuole e le strade sono l'ordinario e tutto il resto è straordinario. Quindi caro Alessandro, il centro polivalente per diversamente abili di Galugnano per 600.000 euro, che cos'è, ordinario o straordinario? Sta lì a Galugnano. I lavori che stanno facendo all'asilo nido per 1.400.000 euro, primo comune in Puglia ad aver preso questi soldi sulle infrastrutture sociali, che cos'è, ordinario o straordinario? Tra l'altro ti ricordo che l'amico Riccardo Pellegrino che avevi sul palco questa sera, ben 6-7 anni fa, adesso non ricordo di preciso, quando io mi metto in mezzo perché ero un sostenitore di questa lista e c'eri tu come vice sindaco, quando nel 2011 il comune di San Donato ha presentato lo stesso progetto ed è stato bocciato per dei vizi di forma, di tipo amministrativo, il tuo caro amico Riccardo Pellegrino insieme a papà Donato Pellegrino ha fatto un manifesto in cui ha scritto che l'amministrazione di cui tu eri vice sindaco era un'amministrazione di incapaci. Che cos'è questo, ordinario o straordinario, Alessandro? Io non mi ricordo. Siccome tra le altre cose che riguardano sempre, a questo punto devo dire, la straordinarietà, anche noi abbiamo pensato a un centro diurno per minori, solo che noi oltre a scrivere 4 righe nel programma abbiamo già realizzato il progetto, prego regia, come piace ad Alessandro, fai vedere il progetto. E poi sempre per quanto riguarda la straordinarietà, c'è in cantiere anche un progetto, questo è ancora in stato embrionale, ma c'è, di una residenza sociosanitaria assistenziale per 40 posti letto in via Lisbona, prego regia. Questo è il progetto della RSSA, si chiama, per 40 posti letto per altrettanti anziani con diverse disabilità motorie. In ultimo, dulcis in fundo, come piace a voi, Ludovica, fai vedere. Noi, siccome siamo degli incapaci, come comune di San Donato abbiamo preso un finanziamento di 75.000 euro per le attività culturali, insieme, e devo ringraziarli, al Teatro dei Veleni, ad Alessandra Cocciolo, a Claudio Lettere e a tutte le altre associazioni che hanno collaborato. E tu nello stesso progetto hai presentato un finanziamento e, purtroppo per te, per carità, ma guarda caso il tuo progetto come Calos non è stato finanziato. Forse siamo stati più bravi noi. Io non avrei voluto dirlo, però siccome poi... Vabbè. Sono in 5 minuti, penso di aver detto molte più cose di quelle che hai detto tu in mezz'ora. Detto questo, mi faccio da parte e lascio la parola ad... a Viviana. Buonasera a tutti. Questa sera questa piazza in ascolto è bellissima. In questi giorni il nostro candidato sindaco Cesare Taurino ha presentato ognuno di noi singolarmente. E dove per me questa sera però ripresentarmi. Io sono Rollo Viviana. Per parenti, amici e conoscenti tutti mi chiamano Vivi, le persone più esterne mi chiamano sorella di Miriam. Laureata nel 2005 presso l'Università degli Studi di Bari. Ho svolto
diverse occupazioni, non mi sono mai arreso, ho continuato a formarmi, ho conseguito diversi master e alla fine mi sono abilitata anche come consulente del lavoro nel 2012 e ho esercitato questa professione fino al 2014. Attualmente lavoro e mi occupo di integrazione sociosanitaria presso l'ASL di Lecce. È un lavoro che mi appassiona e mi piace tantissimo. Sono vicina a quelle che sono le esigenze, le situazioni di disagio sociale e sanitario che vivono giornalmente alcune famiglie del nostro contesto sociale. Chiesto dal mio candidato sindaco Cesare Taurino di far parte di questa squadra, ho accettato con entusiasmo per svariati motivi, ma soprattutto perché avevo capito, intuito quelle che erano le intenzioni del nostro sindaco, lo chiamo sindaco. Voleva effettuare quel ricambio generazionale che viene richiesto da sempre sia a livello nazionale sia a livello locale. Ha costituito una squadra fatta di giovani, dove le idee sono a passo con i tempi, giovani liberi, non come qualcuno di anziani. Noi non siamo cristiani, noi siamo giovani liberi. Cosa significa la precarietà? Siamo giovani che sanno cosa sono i contratti parasubordinati, li hanno vissuti giornalmente e tu, Chiara Perrone, non mi puoi dire e insinuare che questa lista millanta posti di lavoro. Su quelle che sono le paure, le aspettative dei nostri coetanei, per questo non mi sarei aspettata mai e poi mai un'insinuazione di questo genere da parte tua, che sei una giovane come noi. La vita è fatta di occasioni, occasioni che si possono creare solamente con amministratori capaci e competenti nella progettualità di servizi. L'amministrazione uscente queste capacità le ha dimostrate ampiamente. Comunque volevo dire che da quando ho acquisito il diritto a voto ho sostenuto sempre questa amministrazione, ho sostenuto sempre questo gruppo. Il lavoro profuso da questa amministrazione è stato consistente, ha tutelato, ha valorizzato sia le fasce più deboli, sia le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri adolescenti. In questi anni è stata ampliata la rete ai servizi per l'infanzia, è stata creata la sezione primavera, a settembre verrà inaugurato l'asilo nido con annesso il centro ludico per la prima infanzia. Spero che sia questa amministrazione a inaugurare questo asilo nido. Il sistema di accesso ai servizi comunali, garantendo un'adeguata presenza delle assistenti sociali, perché ora nel comune nostro ci sono 2 assistenti sociali. È stata data tutela
alle persone non autosufficienti attraverso l'assistenza domiciliare sia a persone disabili sia ad anziani. Altri servizi sono in cantiere come il centro polivalente e il centro diurno per minori. Io voglio che questo progetto continui a vivere e a crescere. Il nostro paese ha bisogno dell'aiuto di un consiglio comunale competente e coeso. A tutti voi e soprattutto alla lista numero 2 che si erge a novità, voglio dire che il nuovo siamo noi. La nostra lista, che ben coniuga l'esigenza di rinnovato con la richiesta di una collaudata presenza di esperienza amministrativa, ed è per questo che il prossimo 10 giugno io vi chiedo di scegliere la competenza, l'efficacia, l'efficienza e soprattutto il rinnovamento come garanzia di continuità, votando Cesare Taurino e la lista numero 2. Grazie a tutti. La parola ora ad Anna Cristofalo. Buonasera a tutti. Siete numerosi e questo ci dà calore. Questa è la prima esperienza per noi ed è sicuramente un'esperienza che ci sta facendo vivere delle emozioni straordinarie. Mi voglio presentare, sono Anna Cristofalo. Grazie. Ho 36 anni, mi sono laureata in Scienze dei Servizi Giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento ed esercito da oltre 10 anni la professione di consulente del lavoro previdenziale e assicurativo. Per chi tra di voi mi conosce solo oggi, da sempre sono attivamente in parrocchia, sono impegnata attivamente in parrocchia e nel volontariato. La prima risposta che voglio dare da questo palco è per tutti quelli che da quando ho annunciato la mia candidatura mi hanno chiesto perché. Sì, cari amici, questa è la domanda che negli ultimi giorni mi sono sentita porre da molti di voi. A cosa serve la mia candidatura? Che scopo ha tutto questo? Che cosa ci guadagno? Beh, tutto questo è un impegno gratuito e insieme è una promessa, perché nessuno crede più ai giovani che fanno politica, perché la politica è una brutta cosa, perché cosa ci importa della politica? Beh, poi potrei rispondere raccontandovi quello che sono, e invece no, io vi voglio rispondere raccontando quello che non sono. Io non sono indifferente, non sono indifferente alla politica, non sono indifferente all'inattivismo dei giovani nella politica, non sono indifferente in generale nella vita. Ho accettato la candidatura nella lista Libertà perché credo e stimo le persone che mi accompagnano e ho fiducia nel programma che insieme vi stiamo proponendo. Un programma concreto, un programma vero il nostro, ricco di punti programmatici, che analizza con minuziosa precisione i bisogni della comunità. Sarà infatti nostra cura operare quelle scelte necessarie solo ed esclusivamente per creare valore pubblico per la collettività. Ma vediamo sinteticamente dove ci proponiamo di operare e come sarà possibile ridurre le imposte locali, perché pagare meno tasse è un'impresa concreta e fattibile. Pensate che il nostro comune è uno dei pochi con l'aliquota Tari tra le più basse, ma c'è da fare tanto ancora, c'è da lavorare e il primo passo sarà la riduzione delle risorse economiche comunali. È stato fatto già tanto con l'installazione di impianti fotovoltaici che sicuramente hanno consentito lo scambio sul posto dell'energia e tanto ancora
ora ci proponiamo da fare attraverso l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione mediante l'utilizzo di corpi illuminanti a LED e la realizzazione di sistemi che consentono un efficace monitoraggio dei consumi. Solo così la riduzione dell'utilizzo di tali risorse economiche porterà alla riduzione delle imposte locali. Ma la comunicazione avrà spazio speciale. L'introduzione di tecnologie innovative renderà più facile il dialogo tra comune e cittadino e l'interazione sarà immediata e gratuita. Ma sopra ogni cosa la nostra amministrazione sarà in ascolto della cittadinanza, con consigli comunali aperti, in particolar modo per le scelte con impatto strategico sul nostro territorio. Beh, ma il nostro progetto, signori, non è solo questo, è anche tanto altro. È attenzione alle politiche giovanili, allo sport, ai disabili e non di meno alle attività produttive. Strategie di marketing consentiranno a queste ultime di avere maggiore visibilità sul territorio e di cooperare con i comuni limitrofi al fine di incentivare e sostenere il commercio. Beh, a garanzia di quanto detto, io in prima persona voglio precisare che non esistono attività di serie A e di serie B. Il segreto per fare bene è la bravura anche in questo campo e io ve lo dimostro. Non voglio dilungarmi oltre. La linea guida sarà la tradizione, ma l'azione sarà nuova, perché il nostro progetto comune è quello di rinnovarci nella continuità. La tradizione è razionale solo se in grado di rinnovarsi nella continuità, perché l'anziano e il giovane progrediscono insieme, mano nella mano. Cari amici, ho aperto questo mio intervento con la domanda che tutti voi mi avete posto. Bene, ora io vi dico la domanda che mi pongo tutti i giorni da 30 anni a questa parte. Cosa posso fare io per loro e non loro per me? Beh, io per voi posso fare tanto, posso fare molto, per una mia scelta personale, spontanea e gratuita, così come lo è stata la mia scelta di volontariato in parrocchia, una scelta che molte volte ha visto gli altri, ha visto il prossimo davanti alla mia vita, al centro della mia vita. Beh, forse qualcuno si offenderà perché mi sento così orgogliosa di quanto volutamente ho messo al servizio degli altri, della passione che ancora anima il mio senso di solidarietà e delle motivazioni che ancora nutrono il mio senso di cooperazione. Signori, io entro in politica in punta di piedi, ma ho buona coscienza, come diceva un mio maestro. Per tutte queste motivazioni vi chiedo il 10 giugno di scegliere me, di votare la lista numero 1, di votare la lista Libertà con candidato sindaco Cesare Taurino. Buona fortuna agli avversari. Noi abbiamo buona coscienza, il che è più importante. Grazie a tutti. Vi chiedo cortesemente tutti i candidati se possono scendere giù, mi lasciano con il candidato sindaco. Scusate. Sindaco. Riccardo Pellegrino, sali qui sopra di fianco a me, se hai coraggio devi salire a fianco a me in questo momento, sono solo, parleremo 5 minuti io, 5 minuti tu, sali a fianco a me. Lo sapevo che non saliva. Ezio Conte e Tommaso Grande
fatto non sussiste, e non per non aver commesso il fatto. Ora ti faccio spiegare dalla tua collega, anzi dall'avvocato Samuela Poggetti, qual è stato il rimborso. Prego, Samuela. Se hai coraggio, tali! Buonasera, non pensavo di dover salire oggi su questo palco per spiegare quella che è stata un'azione amministrativa assolutamente trasparente. Allora, fino all'anno 2015 il TUEL all'articolo 86 prevedeva espressamente il rimborso per le spese legali sostenute per difendersi nei giudizi che avevano attinenza con l'esercizio delle proprie funzioni solo per i dipendenti comunali. Per analogia, ovviamente, veniva corrisposta ovviamente il rimborso delle spese legali anche per gli amministratori. Riccardo Pellegrino forse ha trovato solo l'unica sentenza della Cassazione che era contraria a ciò. Proprio per evitare quindi che ci fosse il dubbio se gli amministratori avessero o meno diritto al rimborso, nel 2015 l'articolo 86 del TUEL è stato cambiato. Forse non ve ne siete accorti? Allora oggi espressamente è previsto anche per gli amministratori che siano imputati per fatti attinenti all'esercizio delle proprie funzioni il rimborso nel caso in cui siano stati assolti. Allora consiglio a tutti di andare a leggersi la legge ogni tanto. Grazie. Hai ancora tempo per salire, perché ho altro da domandarti. Abbi il coraggio di salire qui sopra, a fianco a me. Scendi anche Cesare, così siamo alla pari. Anzi, non siamo alla pari, sono sempre un pochino più alto di te in tutto, in tutto. Alessandro Guasta, scusa per la mia cultura medio-bassa, ma io non ho detto fulminato sulla via di Damasco, ho detto folgorato, che folgorato vuol dire abbagliato. Io non posso mai parlare male di un mio vice sindaco che ha dimostrato insieme a me in 5 anni quello che abbiamo fatto. Non posso assolutamente, è stato un mio vice sindaco. Il primo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti l'abbiamo fatto insieme a lui per asfaltare le strade. Oggi si scandalizza che ne abbiamo fatto un altro per asfaltare le strade, perché fra 15 giorni diverse strade di San Donato e di Alugnano saranno tutte asfaltate con un mutuo. Riccardo Pellegrino, hai detto che i consigli comunali li faccio di mattina. Quando sei convocato dal sindaco devi venire, devi venire. 5 anni fa li abbiamo fatti di pomeriggio, non c'era poca gente. 15 anni fa di pomeriggio non c'era gente, quindi per fortuna che non c'è gente, perché venire ad ascoltare la tua opposizione era veramente vergognoso. I consigli comunali di un bilancio del comune dove in tutta Italia durano ore, a San Donato la capacità di Ezio Conte li chiudeva in 4 minuti. E sui 4 minuti mi voglio fermare qui. A buoni intenditori, poche parole. Sui 4 minuti mi voglio fermare qui. Spazzatura.
vieni qui sopra e porta anche il mio amico Armando Rotondo e l'assessore e il sindaco Mariano Saliacucci per vedere dove sono finiti gli 80.000 euro. Riccardo Pellegrino, mi hai denunciato a me e al vice sindaco perché ho detto che l'ho binchiato non canusse non nessuno, sei andato a fare una denuncia per diffamazione. Ma perché non mi hai denunciato quando sono spariti gli 80.000 euro? Bravo. Vorrei usare un termine siciliano, ma la mia onestà intellettuale non me lo permette. Vuoi far capire alla gente? I giochi di prestigio a casa mia non si fanno. I giochi di prestigio a casa mia non si fanno. Per quanto riguarda gli asfalti, a noi Alessandro Caprarica ci serve soltanto per andare a Torre dell'Orso, altro non ci serve assolutamente. Non è un esempio da prendere Caprarica, con tutto il bene che voglio ai cittadini di Caprarica. I lavori della fibra ottica in tutta la provincia di Lecce, avete visto, cari concittadini, quando hanno tagliato la strada hanno ripristinato con 10 centimetri di asfalto. Vi spiegate perché l'unico comune di San Donato ha fatto asfaltare metà carreggiata? Per quale motivo? Per quale motivo? Io, a me piace parlare e confrontarmi con voi uno ad uno. I giovani non c'entrano nulla, ripeto ancora, i giovani non c'entrano nulla, ma io mi voglio confrontare con l'opposizione che in questi 5 anni ha preso il posto nei banchi del comune di San Donato per vedere cosa ho sbagliato, cosa abbiamo sbagliato, non l'ho ancora capito. Siete usciti con quei manifesti, spariti 80.000 euro, appalto alla moglie dell'assessore del marito. Cosa volevi insinuare? Lo devi dire, lo devi avere il coraggio per non dire altro. Cosa volevi insinuare? Perché a casa mia c'è la trasparenza e l'onestà, Riccardo Pellegrino. Spiega ai cittadini piuttosto qual è stato il motivo che hai fatto cadere la tua amministrazione. Lo devi spiegare, devi avere il coraggio di spiegare quali sono stati i motivi. Qualcuno diceva l'altra sera, noi siamo tutti assessori, consiglieri, siamo un gruppo di amici. Al comune esiste il sindaco, gli assessori e i consiglieri, e loro per un assessore sono caduti, ma noi non ci crediamo, perché la verità non sappiamo se quella che ha detto un vecchio politico di San Donato quando andava nelle case a chiedere il voto 5 anni fa, lui spiegava ai cittadini quali sono i motivi che hanno fatto interrompere quell'amministrazione. Se non è vero, e voi sapete perché, salite e smentiteli, aria vasta, caro Alessandro Quarta, la mia onestà intellettuale, rubo un termine tuo, mi piace sto termine perché mi si addice. Per la mia onestà intellettuale devi chiedere al mio consigliere comunale Vito Perrone. Fu lui a dire, ci so, perché noi eravamo un'amministrazione appena eletta, a dire ci sono dei progetti dell'area vasta. Allora io di corsa andai a Lecce da Paolo Perrone e dissi, noi siamo in ritardo perché siamo stati eletti da poco,
possiamo fare qualcosa per la revalida, non ci sono i tempi, fammelo per favore, vediamo. Insieme a Vito Verrone andammo all'ingegnere Reducci, io me ne ricordo queste cose, poi sei andato anche solo all'ingegnere Reducci o nell'Isola dell'Anna, io so tutto, sai, non mi sfugge niente. Perché volevano fare un triunvirato per mettere in difficoltà l'amministrazione. Però poi, devo essere sincero, hanno visto il mio operato e la mia serietà e non c'è stato mai nessun diverbio fra me e loro. Questo lo devo dire, io ho fatto sempre di pacere per mantenere sempre tranquilli tutti. Quindi l'area vasta, Alessandro Quarta, fu un'idea proprio di Vito Perrone, che noi eravamo ancora inesperti, e grazie al mio intervento sono stati ritardati e presentati i progetti che hai fatto con me quando eri vice sindaco. Io nel 2008, quando dice il prossimo sindaco sarà Alessandro Quarta, ho alzato la mano, sarà pure vero, non è un problema. Tanto è vero che tu mi hai presentato la lista nel 2013 sul comune. Quindi no, che cosa mi devo vergognare? Sei stato un buon vice sindaco con me, non condivido oggi questa scelta che hai fatto, punto, basta. Io non posso dire che Alessandro Quarta quando era con me non ha lavorato bene, no, era il mio vice sindaco, insieme abbiamo lavorato tutti quanti bene, per il bene della nostra comunità. Io non mi spiego come hai fatto a mettere fare foglie tutti quanti insieme. Lo dobbiamo spiegare ai cittadini, perché questo è un danno per la nostra comunità, è un danno. E allora, caro Alessandro, parliamo di progetti, parlate del futuro, parla del futuro. I vecchi consiglieri di opposizione si devono confrontare con me, perché io ero il sindaco, e devono parlare di quello che è stato fatto in questi 5 anni, ma devono avere prima il coraggio di spiegare a tutta la cittadinanza quali sono stati i motivi veri che hanno portato il paese nel fondo, come hai detto tu. Salvatore Danieli ieri ha parlato di agricoltura, ancora di agricoltura. Quel video dove dice siete vecchi a livello programmatico, la continuazione poi ve la vedere un'altra sera, dice siete vecchi a livello programmatico perché l'agricoltura non serve. Beh, mettetevi d'accordo con questo programma, che dovete fare? Che cosa dovete fare? Quindi io, prima di lasciarvi questa sera, vorrei chiedere ancora una volta a Massimo Longo, Ada Mastrolia, Riccardo Pellegrino, Annarita Perrone, di spiegare ai cittadini cosa è successo quel periodo e che cosa oggi vi fa stare tutti quanti insieme. Noi lo sappiamo, spiegatecelo voi, e proprio per questo motivo, per questi motivi, i cittadini di San Donato saranno pronti il 10 di giugno ancora una volta a votare per Cesare Taurino sindaco e per tutti questi giovani, non largo ai giovani, i giovani sono con noi, i giovani sono con noi e guideranno il nostro comune per i prossimi 5 anni. Buonasera a tutti, grazie. Quanta sola